Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Guardian Tales. Signori, rieccoci nuovamente nel mondo 11 a difficoltà incubo. Nello scorso episodio abbiamo giocato quello che sembrava essere l'ultimo stage di questo mondo, ma in realtà abbiamo avuto una piacevole sorpresa. Ci stava uno stage numero 6. La nostra principessa è stata, tra virgolette, costretta a tornare nel passato e salvare Squall, perché diciamo che il capo degli invasori non gli ha dato praticamente opportunità. O te ne vai di tua spontanea volontà e io do 3 anni alla tua gente per scappare, rafforzarsi, vivere in pace e quant'altro, insomma una tregua di 3 anni, oppure ammazzo tutti e lascio in vita solamente a te e ti mando comunque nel passato. Dunque c'è qualcosa sotto su questa storia e insomma era passato nel castello più che altro forse per dare un omaggio alla defunta Beth che abbiamo sconfitto nel mondo 11 a difficoltà normale per l'appunto. E signori, banda alle ciance, non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere e passiamo allo stage numero 6, dove teoricamente dovremmo ritornare nel passato con la nostra principessa. Beh, giochiamolo. Che buio! Sto andando nella direzione giusta. Anche se riuscissi a tornare 10 anni indietro nel passato, che cosa dovrei fare? Ah, ho le vertigini! Dove mi trovo? Sono arrivata nel posto giusto? Questa scena mi sembra un déjà vu. Forse è il sogno di qualche giorno fa. Allora ci devono essere anche Squall, Eva e mia sorella. Squall! Beh, qua inizia l'invasione. Giocheremo dunque nei panni della principessa? Dovremmo salvare Squall? Non lo so, non ne ho la più pallida idea. Beh, mi sa proprio di sì. Squall! Non capisco perché però sei in versione... Stai precipitando in versione femminile, non capisco perché... Ti aiuto io, cioè capisco che... Aspetta un attimo. No, aspettami! Che quella canonica, diciamo che è quella femminile, però... Io ho scelto quello maschile, potevano fare un qualcosa di... No, eppure, scusate, è quello maschile. No? O no? Non si capisce. Questa faccia da idiota. A me sembra quello maschile, non vorrei dire. È proprio quella di Squall. Vado a dare un'occhiata in giro. No, signori, che figata. Sì, ho capito che vai a dare un'occhiata in giro, non lo vuoi nemmeno abbracciare? No, non lo vuole nemmeno abbracciare. D'accordo, ci stanno 40 monetine viola da raccattare, un cubettino dorato, e... Sembra molto rischioso. Riuscirei a sopravvivere in un campo da battaglia come questo? Ci lascia lei la spada? Perché c'era una spada da qualche parte, ricordo. O... Lo accompagniamo. Aspetta un attimo, perché vado a dare un'occhiata in giro. Ok. Adesso si spiega perché effettivamente c'era il passaggio chiuso là, no? Cioè, oddio, più o meno, Questi sono invasori elite? Squall non ce la può fare ad affrontarli. Squall, non preoccuparti, andrà tutto bene. Sono qui invasori schifosi. Addirittura di livello 81. È normale che a livello 1 non ce la facevamo ad affrontarli. Ma dimmi tu. Vabbè, però noi questi qua li massacriamo come se non ce fossero domani.
Ok. Ci stanno delle monete da prendere per caso? Qualcosa di nascosto? Sì, che ci stanno delle monete nascoste. Qua noi dobbiamo rompere assolutamente tutto. Ma dunque, se torni indietro, Squall sta procedendo o si è fermato? No, si è fermato. Squall sta a fare i cazzi suoi. Probabilmente sta ancora a fare l'intro, ma dimmi tu. Ora che ci penso, il mio cavaliere non ha un'arma. Forse ho qualcosa che può servire, vedi? Spada d'allenamento livello 1, regalo indimenticabile. Ecco perché. È solo un'arma rudimentale della resistenza, però... gliela lanciamo, così proprio, gliela lanciamo in faccia. Spada d'allenamento. E guarda che è felice, ma è felicissimo che ha ottenuto una spada. La sta esaminando, sta cercando di capire effettivamente come si utilizza, sì, perché eravamo qua a questo punto e ci siamo pure fermati. La tua vita è preziosa. Pensa alle persone che ti vogliono bene. Io ancora sto cartello, giuro che non l'ho capito. È dal primo episodio che cerco di capire che significa sta frase, però non lo capisco. Altro invasore elite? Ah, facciamo il tifo? Forza Squall, so che ce la puoi fare! Non era propriamente andata così, però... posso guardarmi il combattimento? Non era andata così, dai, ma gli shottavamo questi! Ma vado a dare un'occhiata in giro. E niente. Continuerà così all'infinito il combattimento? Boh, sembra che si ammazzeranno all'infinito sti qua, quindi andiamoci a prendere le monete viola. Ah! Bob, salve. Salve Linda. Bob, stai bene? Svegliati! Fiu, per un pelo! Quando sono arrivati? Giù le mani da Bob! Sho, sho, via di qui! Noi non possiamo fare molto. Cioè, potrei lanciarti questa, però... la principessa lo già mira, quindi... è completamente inutile, vabbè, dai. Quelli possono anche morire, chi se ne frega. Ammazziamo noi questi qua Rit che sono di livello 81 e quindi dovrebbero del filo alla torcia un po' gli altri che sono di livello 1. Hanno dei grossi problemi ad affrontare questi. E poi proseguiamo. Credo di dover tornare indietro fino alla principessa Spada Regina. Forse è stata la principessa ad avvisare la regina? Oddio, non lo so. Comunque qua immagino ci sia il cubettino. Nel frattempo accendo anche quello, eh. Beh, monete viola sicuramente. E baule che contiene? Lo lascia Squall. No, no, ti prego, no. Queste chicche sono fantastiche, perché effettivamente questo baule lo abbiamo aperto noi con Squall. Non ricordo se ci stavano le monete in questo stage, non credo, quindi le monete se le è prese lei. Però il baule glielo lascia Squall. Signori, che figata, io le adoro ste chicche, le adoro tantissimo. Va bene, proseguiamo di qua, prendiamoci le altre monete. Tra poco dovrebbe arrivare Squall e incontrare la me del passato. Significa che la mia missione termina qui. Se così fosse, dovrebbe esserci un portale che mi fa tornare nel futuro. La tua missione non finisce qua. C'è qualcosa che tu non hai fatto nella nostra storia, sembrerebbe. Kemi, la gente è tutta nel castello al sicuro. Bene, ora dobbiamo teletrasportare tutti al rifugio. Hai paura? Un pochino. Ma fa niente. Ci sei tu ed Eva. Ci siete tu ed Eva. Su, andiamo a teletrasportare chi è rimasto. Tesoro mio, come sei coraggiosa. Boss fight anche qua? Kemi! La maga oscura sta per... salve? Scopriremo qualcosa anche su di lui? C'è l'acqua? C'è qualcosa là? No, no. Mi sembrava che qualcuno ci stesse osservando. Era solo una sensazione. Kemi, entriamo. Cosa sei? Chi sei? Dove siamo andati? Che succede? Cos'è successo esattamente? Mondo superato, ma non è durato praticamente nulla. Ho raccolto tutte le monete?
Vabbè, sempre 5 eroi rimasti e mi pare anche giusto, non abbiamo trovato nessun eroe nuovo. Quindi non c'è stato raccontato praticamente nulla? Non ho ottenuto tutte le monete. Dove stavano le monete? Aspetta un attimo, no, rientriamo, andiamoci a prendere le monete. Monete, sì, credo che mi manchino solamente le monete. No, effettivamente anche il cubettino. Dove stava il cubettino? Scusate. Dovevo aiutare Bob e Linda? Non c'è più neanche Squall adesso. Strano. Strano, però ok. Forse devo rifare lo stage di nuovo per ottenere tutto. Non ho ben capito. Adesso vediamo signori, perché... Ecco, tipo qua è aperto, ma comunque non c'è nulla. Scusa, mi mancano ancora un fottio di monete. Mi mancano un fottio di monete. Cubettino. Dove dovrei prendere queste robe? Scusate. Cioè, potevo capire se magari me ne ero perse due di monete. Ma qua me ne sono perse 12. C'è qualche zona che non abbiamo visto? Se io risalgo qua. Ok. Ma posso entrare dentro? No, non mi fa entrare dentro. Scusate, le altre monete dove stanno? Perché qua terminiamo lo stage, è d'accordo. Poi posso fare così. A meno che devo bruciare quel cartello che c'è sta là sotto. Questo lo lascio a Squall. Mi pare anche giusto. Proviamo a bruciare quell'altro cartello, signori. Magari lo devo fare anche la prima volta, devo bruciarlo anche la prima volta quel cartello. C'è qualcos'altro da fare che non sto capendo sicuramente. Però vedete dove c'è quel cartello? Credo che ci sia un passaggio. Immagino di doverlo bruciare, però forse la prima volta non poteva mandarci. Vediamo. Si può passare. E qua ci stanno le altre monete. E il cubettino. 12 monete e il cubettino. Signori, ma guardate che spettacolo! Bellissima Ebenwood con questo colore. Bella bella. Da qua si vede poco e niente. Però è proprio spettacolare perché non c'è un punto dove si vede chiaramente Ebenwood. Da qua sotto invece riusciamo a godere il paesaggio, goderci il paesaggio un tantino di più. Beh, comunque abbiamo raccattato tutto, non c'è stato raccontato nulla, se non che la principessa, una volta arrivata al castello, è stata teletrasportata, resa invisibile o qualsiasi altra cosa proprio per forse per non farsi scoprire da quello strano essere che ci droppa anche le robe nei vari dungeon e che io non ho mai capito chi o cosa sia. Forse qualcuno che ci vuole aiutare a sconfiggere gli invasori? Qualcuno che ha lo stesso potere del capo degli invasori, del salvatore come lo chiamano loro? Boh, signori, fatemi sapere la vostra. Io per il momento direi che possa anche essere tutto. Nel senso, adesso noi usciamo, ci cioè andiamo a prendere le gemme, ovviamente, andiamo a completare il mondo. E attendo con ansia un prossimo aggiornamento. Attendo con ansia il mondo 12 incubo a questo punto. Non attendo nemmeno il mondo 13 a difficoltà normale, quanto il 12. Ora voglio assolutamente vedere che cosa ci viene raccontato nel mondo 12. Anche se effettivamente un'altra possibilità che avremmo di giocare nel mondo 12 è quella nei panni di Beth, visto che abbiamo anche incontrato Beth nel mondo 12 a difficoltà normale, e quindi potremmo scoprire qualcosa di più sulla storia di Beth nel mondo 12 a difficoltà incubo. Probabilmente ci lasceranno con un casino di suspense, signori. Chissà quando ci continueranno a raccontare la storia, la trama della principessa, che fine ha fatto adesso? Sono curiosissimo, ci verrà raccontato in primis qua nel mondo a difficoltà incubo, a difficoltà normale,
o inizieranno a sbloccare i mondi a difficoltà inferno e ci verrà raccontato qualcos'altro. Beh, che dire, questo mondo mi ha messo tanto hype. È vero che per la maggior parte del tempo non c'è stato raccontato nulla di nuovo, però ogni volta che ci hanno presentato qualche elemento importante ci hanno lasciato con una suspense terribile, assurdo, e chissà quando scopriremo qualcosina di più. Ad esempio, abbiamo parlato del Salvatore che è venuto là per portare la principessa nel passato e salvare Squall. Non ho ben capito il motivo perché vuole salvare Squall, visto che comunque vuole riconquistare, perché lui parlava di riconquistare Tethys, voleva riconquistare Evenwald. Quindi Evenwald è il Salvatore, è il sovrano di Evenwald, mi viene questo dubbio. E questa è una storia, quindi spero che ci racconteranno qualcosina di più anche su questo nel più breve tempo possibile. Poi abbiamo visto la principessa che si salvava Squall, ma quando arrivava dinanzi alla se stessa del passato e a sua sorella, quel tipo strano che non saprei definire nemmeno cos'è, l'ha teletrasportata da qualche altra parte, sembrerebbe. E quindi questa cosa mi ha messo davvero il cervello in crisi. Voglio sapere cosa ci verrà raccontato, lo voglio sapere subito, mi ha messo troppo hype sta cosa. E infine sicuramente scopriremo in futuro qualcosa in più anche per quanto riguarda il mondo del futuro, perché la principessa se n'è andata, ma passeranno 3 anni prima di un'ulteriore invasione. Saranno pronti? Scapperanno? Ci sarà la battaglia finale in quel mondo? Arriverà Squall? O Squall distruggerà tutto nel mondo presente, nel senso riuscirà a sconfiggerli, o anche nel mondo presente si verificherà qualcosa di assurdo? Troppo hype, e non vedo l'ora che la storia continui. Ma signori, fatemi sapere la vostra, cosa ne pensate voi di questo mondo, di questo capitolo? Avete voi qualche teoria su quello che accadrà in futuro? Sono curiosissimo di sapere anche la vostra. Naturalmente potete scrivere un commento qua sotto al video, ma potete anche unirvi al server Discord, trovate il link in descrizione, e ne potremmo parlare anche nella chat apposita di Guardian Tales, che per l'appunto sta sul server Discord. Signori, dai, io direi che per questo episodio possa anche essere tutto. Vi invito dunque ad iscrivervi al canale, lasciare like, commentare e condividere il video. Attivare la campanellina così da non perdervi tutti i prossimi episodi che usciranno sul canale, di seguirmi anche sui social che come sempre trovate in descrizione, e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!